il 2017 per capirlo. Ma che male facciamo se decidiamo di prendere atto dell'impossibilità? Ma di cui adesso, di cui adesso è molto peggio, perché adesso la situazione italiana è molto peggio di quella che poteva noi essere 4-5 anni fa. Pensiamo che possiamo dare un contributo, ecco, perché la situazione allora italiana migliori, se volete posso ma dire. Ma come? Che tutto a pezzi? Se volete, diciamo, posso provarci. La preoccupazione per questa frammentazione è naturalmente tanta. Lei, Enrico Rossi, lo ricordava prima, ha scritto un libro e ha sintetizzato il suo pensiero in questo rivoluzione socialista, ma naturalmente ci si chiede se abbia ancora senso oggi parlare di socialismo. Sentiamo il punto di Paolo Pagliaro. Massimo Cacciari, il socialismo è una categoria del secolo scorso o è ancora attuale anche oggi? Se socialismo significa nostalgie per vecchie forme di welfare che erano già superate teoricamente praticamente alla fine degli anni 70, significa conservatorismo assoluto come è stato durante tutta la Seconda Repubblica da parte del centro-sinistra sulle questioni di riforma costituzionale, eccetera, eccetera, su riassetti amministrativi, su tutto praticamente. Conservatorismo assoluto, come diceva giustamente il fondo che abbiamo ascoltato. Se è questo il socialismo, è chiaro che non ha più nessuna prospettiva. Dopodiché chiamiamolo come si vuole, ma una politica di difesa, di promozione del lavoro e dell'innovazione, di difesa dei giovani, di difesa dell'occupazione, di reddito garantito per ragioni di fondo, storiche, perché siamo in un sistema sociale e economico che lavora e che funziona a riduzione del tempo di lavoro necessario, quindi non è che possano sopravvivere soltanto i finanzieri, gli economisti e i creativi. Va bene, quindi ci sono grossissimi problemi nuovi da affrontare, e allora se una forza che affronta questi problemi vuole chiamarsi socialista, si chiami socialista, ma il termine chiaramente appartiene al Novecento in tutti i sensi, è chiaro, e le forze che vogliono rimanere aggrappate a quello che quel termine significava sono spacciate, come sta avvenendo.